11, 2, 13, 3, tombola! Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, qui stiamo giocando a tombola, ragazzi, come da giusta tradizione. La tombola, il gioco più antico per Natale, quello più bello, quello durante il quale tutti si addormentano e tutti non vedono l'ora che finisca, ma ogni anno, ciclicamente, tutti con quel gusto sadico si riaffacciano alle cartelle della tombola. Tutti, tranne i più piccoli, perché loro non li sanno leggere i numeri, non li conoscono e rimangono esclusi e si annoiano e cominciano a saltellare attorno al tavolo, a mischiare tutti i fagioli, a mettere sotto sopra tutti i numeri e fanno andare a malengo tutta la tombola. E invece no, ci vuole arte per te e per voi. Infatti quest'anno vi insegno a creare homemade la tombola per età prescolare, per tutti i bimbi che finalmente anche a 2, 3, 4 e 5 anni potranno giocare a tombola pur se non conoscono i numeri. E naturalmente a questa tombola sono invitati anche i grandi, dopo averla costruita però. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare una bellissima tombola per i bimbi che non sanno leggere i numeri, in modo da coinvolgerli in un gioco prettamente natalizio e divertente. Ci occorreranno due cartoncini 50x70, se volete tutti di un unico colore, ma in quel caso scegliete il bianco come colore, se no, se li trovate, ci sono questi che da una parte sono di un colore e dall'altro sono bianco. Scegliete il colore che preferite, io ne ho uno rosso e forse ne userò uno verde. Per fare vicendevolmente in uno il tabellone della tombola e in un altro le tesserine da estrarre al posto dei numeri. Quindi due cartoncini 50x70. Dei pennarelli, io uso gli Stabilo, che sono fantastici per questa cosa, perché hanno un tratto, perché permettono una bella coloritura senza lasciare traccia. Un righello, matita e colla o stick o attaccatutto. Per ogni cartella un cartoncino A4 colorato, di qualunque colore voi desideriate, io ce l'ho rosso, e mezzo foglio A4 da stampante, i fogli normali di carta. Un cutter e naturalmente, per preservare il piano da lavoro, una base da taglio. Eccola qua, cominciamo subito. Allora, innanzitutto dobbiamo fare un conto insieme. I numeri della tombola, come voi ben sapete, sono 90. Noi dobbiamo sostituire questi numeri con dei simboli, ma fare 90 simboli è un attimino antipatico, fare 90 simboli tutti diversi. Allora ci aiuteremo con la differenziazione di colore. Faremo diversi simboli, faremo il cuore, la stella, la luna, il fantasmino, tutti simboli molto riconoscibili per i bambini, il cerchio colorato, quindi un cerchio interamente colorato, lo smile, il triangolo, il fiore e un bel fulmine, facciamolo per i più piccoli, il fulmine piace sempre. I 9 simboli che ho scelto sono questi. Questi li declineremo in 10 colori diversi, quindi faremo una selezione di colori di facile comprensione per i bambini, quindi sceglieremo l'azzurro, il rosso, un bel giallo carico, un verde, un blu, il marrone, il turchese, il rosa, il violetto e il nero. Ok, con questi colori ripeteremo i vari simboli, quindi il cuore dovrà essere nero, azzurro, rosso, giallo, verde, blu, marrone, turchese, rosa e viola. E così la stella, la luna, via discorrendo, avremo in questo modo 90 simboli che prenderanno il posto dei 90 numeri della tombola. Questi simboli dovranno essere inseriti all'interno della cartella. Cartella che dobbiamo preparare. Allora, pieghiamo in due un foglio A4 e prendiamo le misure del nostro foglio. Il nostro foglio sarà 21 cm per 15 cm.
In orizzontale dovranno entrare 5 caselle come 5 numeri che ci permetteranno di fare ambo, terno, quaterno e cinquina. In verticale invece 3 strisce. Quindi dobbiamo dividere questi spazi per le nostre e dobbiamo fare in modo che ci entrino le finestrelle. Prendiamo 1,5 cm sui due laterali, 1,5 cm sopra e 1,5 cm sotto, e quello che rimane è 18. Dovremmo prendere 3,6 per ogni casella, quindi 1, 2, 3,6. Poi 1, 2, 3,6 e quello che rimane anche qui è 3,6 circa. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Allora, dopo aver preso i punti, togliamo 6 mm da ogni riga, quindi segniamo su ogni punto 3. 3, poi dal 3,6 segniamo 3, dal 3,6 segniamo 3, dal 3,6 segniamo 3 e dal 3,6 segniamo 3. Fatto questo, congiungiamo tutti i nostri punti. Ok, e abbiamo questo con un bordino esterno laterale un po' più spesso. Non importa, è 0,5 cm più largo, ma qua potremo scrivere se vorremmo Buon Natale. Allora, per personalizzare un pochettino di più le cartelle, adesso vediamo qui. Abbiamo detto che l'altezza è 15 cm, quindi noi distanziamo di 5 cm è di 5 cm anche da questa parte, quindi puntiamo sul 5 e sul 10 e tracciamo le nostre linee. Prendiamo sopra queste linee 0,5 cm in modo da fare il bordino, quindi a 4,5 segniamo, togliamo 0,5 cm anche dal bordo superiore di ogni casella, così e così. Ok, avremo alla fine questa divisione con 1, 2, 3 caselle della larghezza di 3 cm e qualcosa, di 3,5 cm circa. Adesso, io l'ho fatta d'occhio, quindi non è 3,5 cm, ma non importa. Col taglia balza apriamo le finestrelle. Quindi tagliamo solamente i quadratini e poi pratichiamo anche il taglio orizzontale in modo da aprire le finestrelle. Ok, a questo punto prendiamo il foglio bianco, dividiamolo a metà e dividiamolo in due, e con un poco di colla, che può essere colla stick così come sto usando io dell'attaccatutto, ma anche la colla stick va benissimo, attacchiamolo sul fondo. Altro giro di colla, voilà, anche qui dove ci sono i due bordi, e abbassiamo la nostra cartella, quindi apriamo tutte le finestrelle. A questo punto prendiamo i nostri colori e cominciamo a riempire le nostre caselle con i simboli. Il cambio di colore implica come se fosse un numero diverso, mentre se fosse un altro fiore verde sarebbe lo stesso numero, e due numeri uguali nella stessa cartella non possono insistere. Okay. A questo punto la cartella è pronta, basta scrivere Buon Natale sul laterale, e se ce l'avete o scrivete a mano Buon Natale, ma sinceramente per i bambini a me non piace affatto, oppure con del washi tape, se lo avete, questo per esempio è un washi tape della Lidl, ornate così in maniera carina la vostra cartella. Fatta la cartellina, manca il cartellone, i bimbi potranno così ad estrazione far uscire, vedere il simbolo che esce e abbassare le caselle, e man mano che le caselle rimangono chiuse fare ambo, terno, quaterno e cinquina a seconda della vicinanza dei simboli che avranno
chiuso dentro le loro cartelline. Adesso però facciamo il cartellone. Abbiamo il nostro cartoncino 50x70. Io ne ho uno verde e uno rosso, come vi ho fatto vedere prima. E vi ho detto che il cartellone è un 50x70. Dobbiamo fare un cartellone che contenga 10 simboli per 10 colori per 9 simboli ripetuti. E allora prendiamo un pennarello e segniamo da 0 a 50 10 spazi da 5 cm. Sul laterale segniamone sempre 9 da 5 cm, quindi fermiamoci a 45. Ora congiungiamo tutti i punti, 9 quadrati da una parte e 10 quadrati dall'altra. Quindi qui iscriveremo tutti i simboli diversi di ogni colore, un colore per ogni riga. Ok, fatelo per tutti i colori e due di questi cartelloni, perché uno ci servirà intero come cartellone e uno ci servirà tagliato nelle singole tesserine per estrarle da una busta e quindi poi far usare questo come cartellone per poggiare i numeri simboli che sono usciti. Quindi continuate, fatevi aiutare naturalmente dai bambini, perché anche questa è la bellezza, costruirsi il gioco insieme a mamma e papà. Continuate a disegnare le varie forme e a farle colorare dai vostri piccolini. Ci starete veramente pochissimo, può sembrare un lavoro enorme, anche fare le cartelle non ci vuole sinceramente niente. L'unica rottura forse è tagliare le caselle, ma una volta che si prende la mano si va via spediti, e poi se si è in tanti in famiglia a fare magari tanti cuginetti ci si sta davvero un minuto. Quindi buon lavoro e ci vediamo alla fine dei due cartelloni completi. Ok, abbiamo finito, abbiamo fatto tutto il cartellone con tutti i simboli, dall'altra del cartoncino rosso abbiamo ricavato tutte le 90 tessere da mettere all'interno del cappello di Babbo Natale per estrarle e poi e infine le nostre bellissime cartelline con tutti i simboli al loro interno, in modo che i nostri bimbi potranno veramente divertirsi a giocare a tombola senza bisogno di conoscere i numeri, perché uno smile lo conoscono tutti, una pallina verde lo conoscono tutti, un fiore giallo lo conoscono tutti e mano a mano vanno a chiudere le loro caselle. Divertitevi a giocare a tombola con i simboli e mi raccomando, il Natale è un gioco dei bambini ed è il momento in cui i grandi possono ritornare ad essere piccoli, quindi approfittate di queste feste per giocare con i vostri figli e se ancora sono troppo piccoli per giocare con i giochi dei grandi, aiutateli a stare insieme a voi con forme di divertimento creativo. Bene, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Buon Natale e buona tombola a tutti, vincete tanti bei premi, ciao! Flocks were sleeping, shepherds keeping vigil till the morning. Saw the glory, heard the story, tidings of a gospel true, this rejoicing. Visto che bella la nostra tombola, sbizzarritevi a trovare i simboli più strani per incuriosire i vostri bimbi. Mi raccomando, 90 simboli diversi oppure 10 simboli diversi in 9 colori diversi che faranno così 90 simboli. Non vi scervellate, basta fare cose semplici come quelle che vi ho suggerito io e vedrete che il divertimento a Natale sarà assicurato. Io ho usato questa tombola per giocare con i compagnetti di Enzo a scuola. Sono stata promotrice della tombola per i bambini quest'anno e sì, mi sono divertita a creare tutte le cartelline, ben 25, per giocare insieme ai compagnetti di Enzo e per instillare sin da piccoli il gusto dello stare insieme, del ricercare un giocattolo, del vincerlo. Noi abbiamo giocato, sapete come? Con le monetine di cioccolato. Ogni bimbo comprava una cartella con i soldini di cioccolata. Con i soldini di cioccolata abbiamo fatto i premi e quindi man mano che si vincevano i premi si vincevano i soldini di cioccolato e poi alla fine il gran premio per tutti. E allora ragazzi, divertitevi
anche a Natale con i vostri bimbi. Non li escludete dai giochi dei grandi, perché il Natale è fatto per loro e Arte per Te ha sempre un occhio di riguardo anche per i più piccoli. E la cosa che mi preme farvi capire è che tutte le cose possono essere create ed affrontate con la creatività, appunto. Sbizzarritevi a creare le tombole più belle, postatemi tutte le cartelle sulla pagina Facebook di Arte per Te e tante tombole per tutti! Vi auguro di vincere il premio più bello in questo Natale, l'amore di chi vi sta attorno, perché poi il premio più bello è sempre quello. Da Ombretta, da Enzo e da Arte per Te è tutto, ci vediamo sempre qua. Buon Natale! Alla prossima, ciao!